24 gli atleti di 10 nazioni al via per 36 chilometri da affrontare in mare aperto. Sono questi solo alcuni dei numeri dell'edizione 2011 della Capri Napoli, in programma domenica 19 giugno con partenza da Capri alle 10 e arriva dei primi nuotatori attorno alle 17 nelle acque antistanti la rotonda Diaz di via Caracciolo a Napoli. La gara, valida quale quinta prova della Coppa del Mondo FINA sulle distanze superiori a 10 km, è stata presentata lunedì 13 giugno nel corso di una conferenza stampa nella sala Mariella Cirillo della provincia di Napoli. Luciano Cotena, 46esima edizione della Capri Napoli, le novità di quest'anno? Quest'anno le novità sono, diciamo, extra gara sportiva, quindi avremo sicuramente una prova molto interessante a staffetta. Un'idea che ci è venuta e abbiamo trovato il consenso di uno dei protagonisti di nuoto in piscina napoletano, Francesco Vespe, che si è mostrato entusiasta. Oltre a Francesco Vespe ci sarà anche Lucio Spadaro, quindi un altro campione del nuoto nostrano napoletano che ha già raggiunto grossi obiettivi. Poi saranno altri due atleti praticamente che sono un po' più vicini al fondo, ma praticamente in piscina. Loro sì, saranno praticamente la novità del 2011, perché affronteranno, come dicevo, una prova a staffetta ai 36 chilometri, ognuno di loro praticamente coprirà 9 chilometri divisi, diciamo, in 1,5 km, 2 chilometri ogni volta. I nomi più importanti nell'ambito dei partecipanti alla manifestazione sportiva? A livello femminile Alessandra Romiti, la nuotatrice napoletana che già nei scorsi anni ha fatto bene alla Capri Napoli. Noi abbiamo buone possibilità con un italiano, Andrea Volpini, che al momento praticamente è il primo nel ranking mondiale. Diciamo che Andrea nelle ultime edizioni ha fatto sempre bene giungendo secondo o terzo, mi auguro che quest'anno possa praticamente giungere al traguardo per primo, lo merita. E poi praticamente alla Capri Napoli manca una vittoria italiana dal 1970 con Giulio Travaglio, quindi diciamo che dopo circa 40 anni sarebbe bello poter festeggiare nuovamente i colori italiani nell'anno anche del 150° anniversario appunto dell'Unità d'Italia. Potrebbe essere una cosa bellissima per, diciamo, la ciliegina sulla torta a questa Capri Napoli 2011. Passerei subito, ovviamente per ragioni doverose, padroni di casa, la parola all'assessore Giovanna Del Giudice. Assessore Del Giudice, la provincia patrocina questa 46esima edizione della Capri Napoli. È per questo che sono qui oggi e per me è un onore essere in rappresentanza della provincia di Napoli come assessore alle politiche giovanili. Infatti vorrei puntare l'accento anche su un aspetto fondamentale, l'importanza di questo sport per la formazione dei giovani. E quindi è fondamentale essere vicini come istituzione e come ovviamente io in prima persona come giovane. Si apre il mondo dello sport. Quest'anno probabilmente e anche nei prossimi anni il corso di anno sarà teatro di ulteriori iniziative di carattere sportivo. Onorevole Schifoni, rappresentanza della Regione Campania. Stamattina presentazione in provincia della 46esima edizione della Capri Napoli. L'importanza che questa gara ha per la Regione Campania? Beh, è una gara importantissima, di grande tradizione. 46esima edizione è stata resuscitata e recuperata dall'amico Cutena qualche anno fa, si era un po' persa. Oggi si ripropone con tutto il suo splendore, vorrei dire. Già il tratto Capri Napoli è un biglietto da visita importantissimo alla vetrina internazionale, ha un riconoscimento internazionale. Chi vince questa gara acquisisce una posizione importante per il campionato mondiale della lunga distanza, del nuoto di fondo, quindi una vetrina davvero importante che permetterà all'immagine del Golfo di Napoli di andare in tutto il mondo.